voglia, forse l'ho letto meglio. Quale fa? Tutti quanti. No? Ma devo dire che qua mi sono fatto. Sento che a me dice che io metto le piante. Grazie.
abbiamo sviluppato con estrema fatica anche quest'anno, nonostante le varie problematiche, e siamo riusciti meno male a portare a terra. Sicuramente questo grazie molto anche agli sponsor che ci hanno sicuramente aiutato sia nella produzione delle vasche sia nella gestione e così via. Quindi vorrei per prima cosa ringraziare eventualmente loro e poi dare due parole sul concorso. Prima cosa vorrei ringraziare Giumar a nome di Gianfranco Rea che è in giro. C'è Gianfranco? Sì, adesso ti faccio salire. C'è Gianfranco? Allora salutiamo tutto credo che per l'esperimento della fiera. Poi dopo dobbiamo anche aiutare a saltare l'altro sponsor per la Jumar e poi l'ultimo momento come sponsor che non abbiamo. Thank you.
con il signor Lozzundi San Domenico. Sono l'R&B di grado superiore, quelli veramente molto molto particolari che hanno una elevata selezione. In questo caso ha vinto il terzo posto, sempre il signor Gian Domenico Tirso. Gian Domenico, resta seduto. Al secondo posto il signor Suishi Watanabe, Giappone. Thank you.
vincitori, al terzo e al secondo posto signor Mazzaicani. Il signor Carmine Mazzei va sgridato perché un gruppo delle sue età Andy era veramente il più bello, peccato che purtroppo un animale, essendo deceduto durante il percorso della gara, come tanto può capitare, era veramente un peccato. Come primo posto c'è invece un'altra persona che si chiama Chiara Giovanelli, che non è presente in questo momento, c'è nel suo socio. Ritira il primo posto nelle varietà. Gennaro è già prima, più diversa, che ha generalmente delle varietà di colorazioni particolari e è suddivisa in tre gruppi. Il primo gruppo è il gruppo delle rosse fondamentalmente e quindi è forse il gruppo più apprezzato comunque generalmente da tutti. Ed è caratterizzato appunto da questa rossa, essere rosso in maniera molto molto intensa. Allora, ha vinto in questo caso come secondo e terzo posto il signor Botini. Al primo posto è un'altra persona che purtroppo non è presente, il signor Marco Santiotti. Un applauso. Allora, nell'altra categoria non abbiamo il terzo posto perché non si è classificato, abbiamo un secondo posto che è sempre del signor Santiotti che ora non è presente e abbiamo come primo posto l'associazione delle Caridine.it. Delle carriere, dell'Acca, che è sicuramente una delle sessioni che aiuta maggiormente a portare avanti questo. L'ultima categoria, giusto per finire così non tagliarlo ulteriormente, è la categoria delle sempre delle carriere, varietà black o chocolate. Vincitore al terzo posto è il signor Botini. Invece del secondo e del primo posto il signor Domenico Tuccillo. A questo punto dobbiamo dare il best in the show perché loro non lo sanno, nessuno lo sa ancora, purtroppo sono io, se non lo tenevo anche come segreto nella tomba. È stata una decisione da parte dei giudici abbastanza difficoltosa, tant'è vero che non è stata una decisione all'unanimità, nel senso che sono stati più giudici che hanno votato per un gruppo, di solito sempre che un vincitore delle varie categorie viene identificato come il best in the show, quindi è stata abbastanza discussa come tipo di decisione, perché alcuni tifavano per altri per loro. Alla fine il best in the show di questa edizione fa parte del gruppo 3, la vasca numero 3, sempre del signor Botini. Sono degli animali molto belli, come potete vedere, fanno piano, molto molto forte, la caratteristica è avere delle zampe particolarmente belle, qualcosa. E hanno vinto anche lo stesso premio a Piacenza. A testimonianza del fatto che comunque sono effettivamente dei gamberi molto belli. Niente, io ho finito.